Buongiorno a tutti, da Antonella Cortese, redazione Duradio Liberi Dentro, e la trasmissione che va in onda sull'Epida TV, Teletricolore e Radio Città Fujiko. Oggi per la rubrica Parliamo di Buddismo abbiamo con noi Grazia Sacchi, psicoterapeuta che ha cominciato a lavorare con Liberation Prison Project, il progetto di cui parliamo regolarmente. Che è cominciato negli Stati Uniti nel 96 con la Venerabile Rubina e poi si è praticamente diffuso in tutto il mondo. E infatti la prima domanda che farei a Grazia, che saluto, buongiorno Grazia, Buongiorno a tutti, buongiorno Antonella. è proprio quando è cominciata questa avventura per te? Dunque, questa avventura per me è iniziata operativamente nel settembre 2009. In realtà dentro di me c'era un po' il desiderio di prestare una mia presenza e le cose che avevo un po' imparato nello svolgimento della mia professione in modo gratuito, quindi non retribuito a livello economico. Ho trovato questa possibilità di poter prestare del volontariato, perché ai tempi è stato in questi termini, presso il carcere di Milano Bollate attraverso la monaca Tiziana, che era appunto una discepola della Venerabile Rubina. E quindi nel 2009 sono entrato in carcere per la prima volta, non mi occupavo di psicologia penitenziaria, non sapevo neanche se mi sarebbe piaciuto, se mi sarei trovata bene. In realtà sono passati quasi 13 anni e sono lì gran tempo della mia settimana, quindi la cosa è andata bene. E dopo 3 anni di questa attività, questa formazione, questa attività di volontariato è diventata una modalità giuridica, un'associazione giuridica riconosciuta. Bollate è stato per noi un carcere di sperimentazione, dove abbiamo provato per la prima volta in Italia, mutuando un modello estero, a applicare strumenti, mezzi abili, modalità di gestione di gruppo, lavoro sulla consapevolezza, meditazione, eccetera, eccetera, vedendo cosa poteva succedere e poi aggiustando man mano nel tempo. In questi termini, la direzione di Milano Bollate e tutto lo staff operativo degli educatori è stata meravigliosa, ci ha supportato e ci ha aiutato, prendendo anche dei benefici che noi abbiamo portato, no? Nel senso che comunque abbiamo fatto un lavoro e ha avuto dei frutti buoni anche per il carcere stesso. Senti, ti volevo chiedere una cosa, siccome la volta scorsa con Massimo Bonomelli abbiamo affrontato un tema che è molto particolare e molto sentito, quello proprio del tempo, la percezione del tempo, la gestione del tempo all'interno di un istituto di detenzione. Eh sì, grazie Antonella. Ma io vorrei rivolgermi, so che veniamo ascoltati sia da persone esterne al carcere che persone che soggiornano in carcere. Saluto loro in modo particolare in questo momento. Sappiamo che esiste una distinzione fisica, concreta, chi è fuori e chi è dentro, e poi sappiamo che questa distinzione a livello più sottile non è così tanto netta, anzi forse per alcuni versi, direi, paradossalmente non esiste da un certo punto di vista. Le persone che passano tanto tempo in carcere hanno sicuramente, chi ci ascolta ed è dentro le mura ce lo può dire, una dimensione del tempo molto distorta, molto particolare, un tempo quasi che non passa mai, un tempo infinito, un tempo a volte considerato sospeso, inutile, una dimensione temporale molto molto strana ed è molto occulta. Viene da citare Nelson Mandela, che è stata una persona detenuta, direi, piuttosto importante, che ha avuto un periodo di detenzione veramente difficile, quando diceva che la cella è il luogo migliore per poter conoscere, per poter riflettere e poter scandagliare la nostra mente. Questo è molto vero, molto difficile, ma è molto vero, perché è un periodo in cui un tempo in cui tutte le stimolazioni esterne non ci sono più, quindi non ho più le abitudini quotidiane, le vie di fuga, le stimolazioni sensoriali, qualsiasi tipo di stimolazione esterna è chiusa e vivo in un'altra situazione. E questo è un tempo utile, essendo un po' deprivato di tante cose, per fermare un treno, che a volte era andato un po' all'impazzata, era corso troppo, aveva deragliato.
prima che questo treno possa fare altri danni arriva il carcere. E io ho sentito più volte tante persone, le persone detenute che in questo momento ci stanno ascoltando, forse possono essere d'accordo con me che meno male che a un certo punto è arrivato un freno, perché se questo freno non arrivava, i danni che ho subito io stesso per primo e le altre persone sarebbero stati probabilmente maggiori. E quindi questa è una frase che mutuo da persone detenute, non l'ho detta io e l'ho sentita tantissime volte in tutti questi anni. Allora, bene, il treno si è fermato, sono qui e qui posso ricominciare da capo. C'è una bella frase di Harry De Luca che dice: non sono finito in carcere, ho iniziato in carcere. È vero, è molto vero. In carcere si può iniziare e utilizzare quel tempo apparentemente inutile, sospeso, che non serve, che butto via, che da un certo punto di vista in una mente abituata a fare cose, no? A identificarsi col fare, col correre, certo che è buttato via, ma da un altro punto di vista è fondamentale per poter lavorare su di sé e utilizzarlo al meglio. Grazie, è così sicuramente, però mi viene di chiederti che prima di tutto penso ci voglia una grande motivazione, ecco, partiamo da questo, e anche una grande forza, perché improvvisamente decidere di prendersi cura di se stesso in questo modo non è facile, forse non è neanche spontaneo. Qual è un passo che si può fare per arrivare quantomeno a prendersi carico di questa situazione? Sono d'accordissimo con quello che dici, ci vuole anche un grande coraggio, giustamente, per fare questo. E vorrei dire una cosa, poi ti rispondo, faccio un giro un po' più lungo. Io ho sempre provato, e non lo dico tanto per dirlo, ho sempre provato e provo molta stima nei confronti di persone che magari hanno anche commesso dei reati piuttosto importanti e che hanno il coraggio di mettersi in gioco davvero. Noi spesse volte diciamo, ah, mi devo mettere in gioco e faccio fatica. Ecco, la messa in gioco di certe persone è attraversare l'inferno. E quindi io stimo molto delle persone che hanno il coraggio di attraversare l'inferno e che si fanno accompagnare in questo attraversamento. E davvero lo sento molto forte questo aspetto di riconoscimento e di forza nel proseguire. Ci vuole una grande motivazione, un gran coraggio. Credo che questo potrebbe partire dall'assunzione di responsabilità, cioè non tanto uno dei primi sentimenti è la colpa, mi sento colpevole e la colpa può essere un vortice che affonda, che porta ad affondare. Quindi più mi sento colpevole, più la mia mente associa sentimenti e emozioni negative, pensieri distruttivi e più scendo. E questo ci sta, è un primo passaggio che ci sta. Dopodiché, se è possibile passare dal senso di colpa, dal vortice involutivo, ad assumere, in questo senso gli insegnamenti di buddismo sono fondamentali, ci aiutano tanto, ad assumere la responsabilità di quello che ho fatto. Sono responsabile di questo comportamento, sono colpevole dal punto di vista della società, ok, non sono responsabile perché degli schemi mentali e per una serie di ragioni della mia vita, eccetera, eccetera, mi hanno portato lì. Allora mi assumo questa responsabilità e scelgo di cambiare per me stesso, per i miei familiari che magari ci sono ancora, che mi vogliono bene, per ricominciare una seconda parte della mia vita, perché ho ancora delle risorse da mettere in campo. Allora, credo che assumersi la responsabilità non vuol dire non l'ho fatto, ma mi giustifico perché in effetti è successa questa cosa e quindi va bene così. No, sono responsabile, ho fatto un danno, voglio ripartire. È una scelta grande. Sì, assumersi la responsabilità è il primo passo, ma a volte questo passo è difficile farlo da solo. E quindi forse ci vuole qualcuno che ci sostenga in questo cammino, perché è un cammino impervio, come dicevi tu, si attraversa il fuoco. E il senso di solitudine è anche molto, molto grande. Come possiamo, non sentirci soli, scusatemi, in questo cammino? Antonella, è una domanda difficile, cioè una domanda chiara ma una risposta difficile. Purtroppo io credo che dobbiamo fare un atto di accusa nei confronti di una modalità italiana di gestione del carcere. Questo lo dico molto chiaro, le situazioni penitenziarie sono
poco la pena, scusate, la pena, come viene gestita in Italia, nella maggior parte dei casi non è una pena rieducativa, trattamentale, ma è una pena punitiva. Ancora, nonostante tante cose dette e scritte, purtroppo la maggior parte delle carceri non offre un lavoro di rieducazione. Bisogna essere aiutati, è vero, è molto vero, bisogna avere intorno delle persone all'interno del carcere che mi danno una mano a fare questo e che non seguono solo un percorso penitenziario amministrativamente inteso, ma che aiutano. Purtroppo, questo lo dico chiaro, ma in Italia è abbastanza raro. Il carcere di Bollate è un carcere particolare, in questo senso che è nato più di 20 anni fa come un carcere ad alto contenuto trattamentale. Altri carceri hanno preso questa linea, purtroppo è ancora molto poco. E rispetto a questo tema, rivolgendomi adesso invece alle persone esterne al carcere, vorrei chiarire questo punto, che è vero che la mentalità comune porta a dire quelli lì va bene che vengano chiusi e tanto hanno fatto delle cose terribili che restino dentro e chi se ne frega di loro. Ma ricordiamoci tutte che queste persone escono prima o poi e che se escono rieducate, aiutate e con una mente più tranquilla, in termini egoistici ci guadagna la società, ci guadagnano le singole persone che probabilmente avranno meno possibilità di essere danneggiate, di avere i propri figli più protetti, eccetera, eccetera. Quindi anche su un piano strettamente egoistico, non sto chiedendo un discorso di compassione, di perdono, di mille cose. Stiamo ancora più bassi, sul piano egoistico mi conviene che le persone detenute escano meglio di come sono entrate. Conviene a me come singolo individuo. Poi, salendo a livelli un po' più alti di pensiero e di schemi etici, valoriali e sociali, forse c'è un discorso anche umano, e anche forse anche un po' la possibilità di mettersi al posto di queste persone detenute e di alcune storie terribili della vita di alcune persone, e provando a chiedersi una semplice domanda: ma se io avessi avuto quella vita lì, cosa avrei fatto oggi? Dove sarei? In questo non voglio giustificare nessuno, però vorrei lanciare una lancia a favore della possibilità di spezzare dei giudizi che vengono lanciati forse troppo, troppo velocemente, pur nella consapevolezza che alcuni reati sono chiaramente pesanti, gravi e che muovono dentro di noi delle cose terribili. Va bene, detto questo, forse qualche domanda credo che sia utile farcela, uscendo un po' dal proprio seminato, del proprio ego, della propria vita quotidiana. Grazie. Che tipo di apporto, di intervento riesci a fare in carcere nelle tue ore, nelle tue lunghe ore, come dicevi? Ma sulla linea di Liberation Prison e di tutta la strutturazione del lavoro che in tanti anni abbiamo un po' provato e riprovato, tanto con Massimo Bonomelli, con tanti altri colleghi che parleranno più avanti, anzi che spero parleranno, magari più giovani di noi, no? Che quindi hanno un entusiasmo anche diverso dal nostro. Allora, noi facciamo dei lavori sia individuali, di supporto sia individuali che di gruppo. Adesso i gruppi purtroppo sono ridotti a pochissime persone per l'emergenza Covid, anni fa erano molto più numerosi e sono sia lavori che gruppi che tendono a far emergere una consapevolezza, una presenza rispetto alla possibilità di gestire in un modo più funzionale le emozioni negative, sia come percorso individuale e quindi come supporto individuale, sia come atmosfera di gruppo. Credo che l'obiettivo ultimo è che se queste persone escono dal carcere con una mente diversa con la quale sono entrati, hanno fatto centro, perché è quella mente lì che ha portato la persona ad entrare e a fare dei danni. Benissimo, grazie tante, grazie Grazie a voi. Sacchi, è stata una conversazione molto interessante e salutiamo tutti gli amici che ci seguono e alla prossima puntata. Un caro saluto a Grazie tutti. Antonella.